Una clamorosa incertezza iniziale, la bravura degli avversari, peraltro risaputa, l'imprecisione in fase realizzativa, qualche decisione arbitrale dubbia. Queste le componenti che più o meno in egual misura hanno determinato il KO casalingo della Recanatese nello scontro diretto in chiave playoff contro il Notaresco. Oggettivamente non si è vista la versione migliore della squadra giallorossa, in particolar modo nella ripresa, quando ardore e lucidità hanno lasciato il posto al nervosismo, accompagnato da un sostanziale disordine nella manovra. Gli abruzzesi a quel punto hanno gestito la partita senza eccessivi patemi, rifilando, dopo quello dell'andata, un altro dispiacere ai leopardiani. Sulla legittimità del risultato finale si potrà discutere a lungo. Gli ospiti comunque sono apparsi più concreti, muscolari e con un pacchetto under di alto livello. Il loro allenatore, il porto elpidiense, Mirko Cudini. Mister, complimenti, una vittoria figlia di cosa? Anche del vostro atteggiamento, della vostra prestazione, della vostra anche gestione nel secondo tempo del risultato? Ma sì, credo figlia di diverse situazioni. È un primo tempo non sicuramente brillante sotto l'aspetto del gioco, siamo andati in vantaggio subito e questo ci ha, come capita spesso, quando è successo non ci ha dato quella tranquillità. La Recanatese è stata molto aggressiva, ha avuto un po' più di palleggio nella prima frazione, poi sono tempo loro hanno abbassato un po' i ritmi, noi siamo venuti fuori e credo alla fine sia anche il risultato abbastanza giusto, anche se poi sì, è vero che il primo tempo ci sono state un paio di situazioni di fuorigioco al limite, però credo che alla fine il risultato sia giusto. Hai fatto una grande impressione i tuoi under? Ma noi, l'ho detto anche in precedenza, abbiamo avuto la fortuna di prendere un parco under abbastanza buono, quindi al di là di quelli che oggi hanno giocato o che stanno giocando, anche chi sta dietro è sempre abbastanza pronto, quindi su questo siamo contenti e non possiamo fare diversamente per la nostra realtà. Sorprendente per voi questo campionato oppure è in linea con quanto vi aspettavate? Ma no, sinceramente in linea con quanto ci si aspettava no, sorprendente forse sì, perché tutti ce lo auguravamo, ma non era facile vedendo la griglia di partenza delle squadre che formano questo girone, quindi però diciamo che dopo un girone d'andata abbastanza molto positivo, ci contava adesso ripartire con la giusto trend sotto l'aspetto dei risultati pieni, perché poi anche quando abbiamo fatto non bene sotto l'aspetto dei risultati abbiamo fatto sempre delle buone prestazioni. Però a volte non è sempre così che chi vince meglio gioca, quindi oggi e domenica scorsa stiamo raccogliendo forse quello che abbiamo seminato anche prima. Senti, 21 partite, 36 punti, i playoff sono raggiungibili? L'ho detto e continuo a dirlo, quindi il nostro obiettivo è arrivare, mi auguro, prima possibile a 45 punti, se poi sono quelli che bastano per raggiungere la salvezza, poi dopo da lì in poi vedremo, certo. Il cammino è importante fino a questo momento, quindi dobbiamo continuare sotto questa strada e soprattutto con questo atteggiamento. Le cose per i padroni di casa si mettono male dopo 90 secondi per una sbadataggine del 37enne Alex Nodari, che sul filo del fallo di fondo si lascia sfilare il pallone da Candellori, che batte poi il portiere Sprecacè in diagonale. La cronaca comunque in avvio è vivacissima, Pera cerca di finalizzare di testa un'azione insistita con Monti che riesce a deviare in angolo. Notaresco comunque propositivo e vicino al raddoppio con Moretti, che solo davanti a Sprecacè sciupa tutto con un pallonetto fuori misura. Borrelli lancia un pallone col contagiri a Pera, che controlla di destro e spara di sinistro sfiorando il palo. Poco dopo, è il 25esimo, ci si mette anche la sfortuna. Sivilla scappa sulla sinistra, rimette in aria un assist d'oro, ma Pera scivola e può spingere in rete soltanto con un braccio, beccando ovviamente l'ammonizione. Ci prova anche Giaccaglia con uno spettacolare tiro al volo sul quale Pera non trova il tap-in per questione di centimetri. È il momento migliore della Recanatese, 36esimo. Gran palla dell'incerto Dodi per Sivilla che vola verso Monti ma sparacchia malamente al lato. Al 39esimo proteste della Recanatese per un presunto fallo di mano in area di Dalmazzi, ma l'arbitro lascia proseguire. Il tempo si chiude con una provvidenziale chiusura di Marchetti sul laterale ospite Sieno lanciato a rete. La svolta del match ad inizio ripresa, traversone rasoterra a velo di Liguori e sul tiro di Ruci il direttore di gara vede un fallo di mano di Nicolò Monti. Dal dischetto impeccabilmente Santiago Minella trasforma. La Recanatese accusa il colpo, traversone di Ruci e Minella al volo manca di poco il bersaglio grosso. Poi pennellata di Candellori, testa di Bontà e Sprecacè si supera mandando il pallone sulla traversa.
l'unico sussulto dei locali ancora sull'asse Sivilla-Pera, ma il bomber ci va troppo morbido e Monti ribatte. Poi un lungo ed improduttivo ruminare a metà campo nel tentativo di riaprire un match che i teramani gestiscono invece con autorevolezza, senza correre grandi rischi e mettendo l'ennesima ciliegina sulla torta di un campionato eccellente. L'area canatese mastica amaro e gli strascichi di una giornata no si sentiranno anche nel turno di mercoledì ad Isernia. Marco Alessandrini. Non meritavamo queste sconfitte, queste fuori discussione, abbiamo avuto più occasioni anche di altre volte nitide, c'era un rigore che non sto qui a descrivere, mentre ce n'è dato uno contro che aveva i bracci addirittura dietro, insomma diciamo che sotto gli aspetti degli episodi non siamo stati agevolati, ci ha fischiato dei fuorigiochi incredibili e ha condizionato tutta la gara, a parte la mia espulsione che fra l'altro non ho offeso nessuno, avevo solo messo in evidenza che un giocatore era partito sotto la metà campo e aveva fischiato il fuorigioco, però diciamo che abbiamo anche delle colpe noi, perché il primo gol non deve succedere, però è successo, la squadra comunque ha avuto una reazione positiva, ha giocato anche soprattutto nel primo tempo un buon calcio, ha creato la possibilità di pareggiare, magari anche di raddoppiare, poi è normale che dopo il secondo gol c'è stato un po' più di nervosismo, anche se abbiamo comunque avuto altre possibilità, però a quel punto la squadra si è un pochettino disunita, anche per via che magari quando vai a cambiare sia a livello tattico sia a livello di uomini a volte non ti dà le stesse risposte, però abbiamo provato comunque. Sapevamo degli avversari, però penso che oggi le colpe siano di altro genere, dobbiamo comunque reagire subito e guardare avanti. Ecco. Reagire subito, guardare avanti, anche se ad Isernia ci saranno dei problemi, no, per te credo. Ma come noi tutte le settimane abbiamo problemi, diciamo che abbiamo un'espulsione oggi, cioè ci ha dato delle ammonizioni. Insomma, è stato usato due metri, due misure e di conseguenza ci ha condizionato sia sul campo e anche nelle partite future, perciò comunque è una partita che dobbiamo affrontare, sia è un campo ostico sia per le condizioni climatiche, però insomma adesso cerchiamo di superare questa sconfitta che secondo me non meritavamo. E poi guarderemo, cercheremo di preparare al meglio la partita di mercoledì.